Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, da Baal Salisa venne un uomo che portò pane di primizie all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Come posso mettere questo davanti a 100 persone?» Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore, ne mangeranno e ne faranno avanzare». Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore. Parola di Dio. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti, in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio. Profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Amen.
Il Signore sia con voi. E con dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli: Andrea, fratello di Simon Pietro, c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che deve che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. La liturgia della parola stasera, fratelli e sorelle in Gesù, ci parla della divina provvidenza, come Dio Padre ha cura delle sue creature. E consideriamo come il Signore, in questa sollecitudine, questa cura, questo amore, continua a curare le sue creature dall'eternità, nell'eternità e per l'eternità. E vediamo come si realizza, come si verifica, come si manifesta questa cura di Dio, la cura della divina provvidenza. Che cosa abbiamo ricevuto che non abbiamo ricevuto per mezzo di qualcuno? Però possiamo dire: siamo stati benedetti da Dio, Dio ci ha dato, per esempio, la vita. Dio mi ha dato la vita. Ma da dove è arrivata la vita? Da Dio direttamente? Sono cascato dal cielo? Ecco, c'è la procreazione. Il Creatore ci ha fatto diventare partecipi della sua opera. E Dio mi ha dato la vita grazie ai miei genitori. Ecco, Dio ci ha messo su questo binario di ricevere i suoi doni, ma di anche partecipare alla divina provvidenza, che noi siamo missionari, agenti della divina provvidenza gli uni per gli altri. Dio Padre ci ama e vuole donarci tanti doni,
ci dà i suoi doni per mezzo di noi, per mezzo dei suoi figli. Noi siamo figli di Dio Padre, fratelli e sorelle in Gesù Cristo, amici nello Spirito Santo. E Dio dà a noi i suoi doni, almeno per la maggior parte, per mezzo di noi, suoi figli, suoi fratelli, suoi amici. Consideriamo la dinamica della Divina Provvidenza. Anche in questo Vangelo c'è un ragazzo che ha 5 pezzi di pane d'orzo e alcuni pesci. Gesù prende da qui, il ragazzo dà questo dono, partecipa alla Divina Provvidenza, dà in mano a Gesù e Gesù rende grazie e distribuisce. E così possiamo considerare come Dio sempre vuole lavorare per le sue creature, per mezzo delle sue creature. E c'è questo binario: noi siamo beneficiari della Divina Provvidenza, riceviamo da Dio ogni bene scende dal cielo, ogni bene viene da Dio. Ma siamo anche cooperatori, collaboratori, noi siamo agenti, noi siamo missionari, perché Dio vuole dare i suoi beni per mezzo di noi agli altri, come ha dato a noi i beni suoi per mezzo di coloro che abbiamo incontrato. Che cosa abbiamo ricevuto direttamente da Dio? Alcune cose spirituali, la fede, la speranza, la carità, grandi doni di queste virtù abbiamo ricevuto nel battesimo, non per merito di qualcuno, la bravura di qualcuno, ma Dio ci ha donato il battesimo, la fede, la speranza, la carità gratuitamente, direttamente nella nostra anima. Dio ha affuso nei nostri cuori il suo Santo Spirito gratuitamente, direttamente, ma anche ci dona per mezzo della Chiesa, per mezzo dei sacramenti i suoi doni, per mezzo del ministero della Chiesa, per mezzo della pastorale, operatori pastorali. Da dove io ho ricevuto la fede? Come dono, ecco sì, nel battesimo, ma come è maturato, come ho conosciuto la fede? Per mezzo dei catechisti, per mezzo della fede dei miei genitori, dei miei familiari, dei miei amici in Cristo, della mia comunità cristiana. Ecco, il Signore vuole compiere le sue opere di divina provvidenza in noi e con noi, ma anche per mezzo di noi. E ciò che ho visto nella liturgia della parola oggi è che Dio vuole aiutarci. Gesù ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro. Ma dove troviamo questo ristoro? Come facciamo ad andare a Gesù? Gesù ha istituito la Chiesa, Gesù ha istituito fratelli e sorelle in Lui, che sono i Suoi discepoli, sono i Suoi amici, sono i Suoi operatori, i Suoi testimoni, i Suoi soldati, soldati di Cristo, affinché la Divina Provvidenza può compiersi, può operarsi per mezzo di noi. Ecco, la liturgia della parola ci invita a rinnovare questo binario, non solo chiedere a Dio per noi i suoi benefici, Dio aiutaci, Dio concedi a noi l'aiuto che solo tu puoi donare, ma vediamo come Dio vuole donare il suo aiuto al nostro prossimo, ma addirittura per mezzo di noi. Dio, non solo chiedo che mi dai ciò che ho bisogno, aiutami a donare ciò che tu vuoi donare agli altri per mezzo di me. E questo ci fa diventare operatori, cooperatori, missionari. Questo ci fa percorrere la nostra vita spirituale sul binario, non solo
godere il beneficio della bontà di Dio, della divina provvidenza, ma anche essere strumento della divina provvidenza. San Francesco d'Assisi, almeno è attribuito a lui quella preghiera: Signore, fa di me uno strumento della tua pace. E allora la liturgia della parola oggi ci invita a considerare come Dio vuole donare, vuole elargire i suoi doni su di noi, ma vuole elargirli Dio per mezzo di me, per mezzo di te, al nostro prossimo. Chiediamo al Signore in questa Eucaristia la grazia e la forza affinché possiamo vivere la nostra vocazione cristiana, diventare operatori, strumenti di pace, agenti della divina provvidenza, gli uni per gli altri. Che il Signore, ecco, ci aiuta a camminare sul binario, non solo del beneficiare della divina provvidenza, ma anche operatori, agenti della divina provvidenza. E sentiamoci consacrati, sentiamoci autorizzati, già benedetti, perché i missionari della divina provvidenza si riconoscono come tali. Il Signore mi ha costituito suo discepolo, il Signore mi ha amato, per me è fratello, è padre, fratello, amico, e noi siamo in Gesù fratelli e sorelle, e mi ha costituito per essere cooperatori, collaboratori, agente della divina provvidenza per il mio prossimo. Viviamo su questo binario, senza esagerare da una parte o dall'altra. Umilmente sì, chiediamo l'aiuto di Dio, ma anche con coraggio, con forza, con determinazione. Andiamo avanti, diamo al nostro prossimo ciò che Dio vuole donare a loro per mezzo di noi. Adesso proclamiamo insieme la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli, la fede ci dice che tutto coopera al bene per quelli che Dio ama. Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore le necessità dell'ora presente. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per i ministri del Vangelo, perché siano i primi uditori e testimoni della parola che annunziano al popolo di Dio,
e sappiano denunciare l'ingiustizia di un sistema economico che rende i ricchi sempre più ricchi e porta all'indigenza coloro che non hanno risorse. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per quanti hanno l'incarico di governare, si distinguano per il disinteresse e per la dedizione al loro compito di servizio alla società civile, proponendosi anche come esempio di vita. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per il popolo santo di Dio, perché manifesti la fedeltà al messaggio evangelico nell'amore ai nemici e nella solidarietà verso tutti, preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per la nostra comunità, perché la condivisione dello stesso pane e la celebrazione dell'Eucaristia unisca tutti noi nella condivisione dei nostri doni e carismi, preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Signore, aiutaci a continuare con la nostra vita cristiana il miracolo che Tu hai operato in favore di tutti gli uomini affamati dalla Tua parola. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetto, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli, lo Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mauro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che soffri i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Abbiamo la preghiera al cuore immacolato di Maria per rinnovare la nostra consacrazione a Dio per mezzo del cuore immacolato di Maria, un affidamento. Vogliamo ricordare e pregare per i nostri cari, per il nostro Santo Padre, per il bene della Chiesa e anche nel mondo oggi che sta soffrendo molte cose. E chiediamo al Signore di farci diventare strumenti della sua pace, agenti della sua divina provvidenza, per la pace del mondo, per la pace d'Italia, per la pace nelle nostre famiglie, per l'intercessione del cuore immacolato di Maria. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male. Vergine di Fatima, a te veniamo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli, mostraci la forza della tua materna protezione. Nel tuo cuore immacolato sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Asfissiante, sei costretto a correre ai ripari? Ma i condizionatori tradizionali sono costosi e necessitano di pesanti interventi di installazione o fori per collegare tubazioni all'esterno. Ti presentiamo Airbreeze, il rivoluzionario condizionatore portatile che d'estate ti donerà il fresco più ristoratore. Ma la grande novità è che non necessita di nessuna installazione. Con le sue quattro ruote lo puoi comodamente posizionare ovunque e in un attimo dal semplice display o dal pratico telecomando puoi raffrescare qualsiasi zona della casa o se vuoi potrai portarlo comodamente sempre con te al lavoro e perché no anche in vacanza. Puoi regolare